Fare il reporter non è che te lo inventi sul momento, c'è tutta una storia che comunque devi maturare in te. Ecco, io già da molti anni fa, da alcuni decenni, conoscendo appunto i missionari e quindi seguendo un po' le loro peripezie, sempre più mi hanno fatto entrare in situazioni di rilievo umano, e questa era appunto la cosa che mi ha appassionato, mi ha condotto proprio quasi per mano all'uomo, a quell'uomo che vive ai margini, che vive nella sofferenza. E questa cosa, quando appunto ti prende e ti appassiona, cioè non riesci più a mollarla, perché quando tu vedi l'uomo che soffre non puoi poi tornare a casa e dimenticarti di quella sofferenza, quindi in qualche modo ritorni sul posto, vai a rivedere altre situazioni. E da allora ho cominciato a viaggiare e andare appunto a trovare questi missionari sparsi per il mondo e vedere proprio con loro, con i miei occhi, ma con il loro grido, diciamo tra virgolette, quel che avrei dovuto raccontare.